Matteo ci presenterà HTML5 e CSS, come organizzare il caos. Matteo lavora per Cantiere Creativo, è un grafico con una caratteristica un po' particolare che lo rende più unico che raro, cioè è un grafico con un background anche da programmatore e quindi diciamo, ecco, ci capisce abbastanza di come strutturare HTML e CSS. Ora passo la parola a Matteo. Oh, grazie per la presentazione. Così l'imbarazzo è totale a questo punto. Allora, CSS modulare, HTML modulare per organizzare il caos. Rompiamo il ghiaccio. L'anno scorso che a Bette Software ho partecipato da spettatore, ho sentito un po' la mancanza di qualche intervento in più sulla parte del front-end. E quindi diciamo è per questo che oggi mi ritrovo qui su questo palco a fare quello che è in assoluto il mio primo talk in ambito informatico. Quindi insomma, so perfettamente di non essere un bravo speaker e mi sono informato e dicono che se vuoi essere un bravo speaker non devi leggere, devi parlare al pubblico, essere disinvolti, tutte queste cose, preparare slide in inglese e intervallarle da immagini esilaranti. Allora io non sarò assolutamente in grado di fare niente di tutto questo, quindi leggerò perché mi sono portato i miei fogli, non vi guarderò pochissimo. E siccome l'emozione mi frega, farò anche tantissimi di questi mugolii, no? Di mugolii di incertezza. Ne farò veramente tantissimi. E quindi, a battuta, se... Beh, sì, l'emozione. Se usate Twitter, se twittate durante il talk, sentitevi pure liberi di usare l'hashtag in questa maniera. Allora... Modularità. Che cosa si intende? Cominciamo a dire che cos'è che si intende con modularità. Per definizione, modulare è qualcosa di prefissato, di standard, destinato a essere ripetuto più volte. C'è anche una definizione relativa alla programmazione, cioè in programmazione un modulo è un componente software autonomo, ben identificato e quindi facilmente riusabile. Quindi la riusabilità è la caratteristica che comunque sia ha a che fare con la modularità. Si sentono dire un sacco di cose bruttissime sui CSS modulari. Dicono che sono troppo articolati, che sono rigidi, che da implementare sono contorti. Dal mio punto di vista, per quello che è la mia esperienza, dico che sicuramente i CSS modulari possono, cioè la strutturazione può risultare un pochino articolata, ma credo che abbia dei notevoli vantaggi. Sono estremamente essenziali, il codice è riusabile, ha molta leggibilità e si riesce a fare un'ottima manutenzione. Ovviamente oggi, avendo solamente mezz'ora, non si può entrare nel dettaglio. Io in realtà avevo scritto più o meno un libro da 40 pagine, poi grazie a qualcuno me l'hanno fatto tagliare, 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 però si riesce a vedere giusto un'idea per capire se il CSS modulare e l'HTML modulare sono degli strumenti che possono essere utili nella nostra produttività. Quindi la prima domanda che sorge è quando usare il CSS modulare? Per esempio, se mi trovo ad affrontare il sito di una piccola azienda, ne vale la pena? Oppure devo aspettare di fare un e-commerce o ancora di più, forse bisogna arrivare a un social network per poter usare la modularità. Per me la cosa è abbastanza semplice. Sempre. Non c'è limite all'utilizzo della modularità. In realtà, se si torna un attimo indietro, credo che la domanda corretta sia non tanto il quando, ma il come. Ovvero, cioè,
come utilizzare la modularità, cioè a che livello di profondità vogliamo arrivare nello sviluppo del nostro progetto. Altra cosa importantissima sono gli strumenti che vogliamo usare per riuscire a fare una corretta modularità. E un'altra cosa da ricordarsi, cioè forse la cosa più importante da comprendere, che qualunque framework si utilizzi, che li chiamino snippet, fragments, partials, in qualunque modo vengano chiamati, possiamo realizzare questi singoli moduli e inserirli nella nostra pagina. E questa è la cosa più importante da tenere a mente, che una pagina web è sempre una collezione di moduli, anche quelle pagine più creative, più artistiche, sempre si tratta di moduli. Chi sono? A parte la presentazione di Gianni, che già mi fa andare veloce su queste slide, comunque nella parte noiosa io mi chiamo Matteo Papadopoulos, lavoro in un'agenzia web qui di Firenze, si chiama Cantiere Creativo, che degli sponsor peraltro. Mi occupo di front-end, sviluppo in Rails, faccio dei progetti anche in Django, è bello vedere le differenze tra i due frameworks e così via, bla bla bla. Invece mi piace potervi raccontare chi sono nella la dark side, la parte oscura di me. Questa l'ho scritta in italiano perché prende meglio, sono un maniaco dell'ordine completamente incasinato. Perché dovrebbe interessarvi questa cosa? Allora, nel preparare questo intervento io ho cercato di trovare la metafora che più si adattasse a spiegare la modularità. Quello che è successo è che ne ho trovate troppe. Alcune sono abusate, alcune sono ancora più complicate dell'argomento che vogliamo trattare. Questo in pratica per dire che non ci sono riuscito, non sono riuscito a trovare un esempio valido per poter, una metafora adatta. Però, diciamo così, che mentre ci riflettevo, nella mia testa avevo un'immagine ricorrente. Cioè, a me è sempre piaciuto tutto ciò che era ordinato, prefissato, che avesse una forma, che fosse geometrico, che fosse molto pulito e definito. Il problema qual è che la precisione, soprattutto quella maniacale, costa tanta fatica, cioè ci vuole tanta energia per poter permanere. Questa è una delle cose che più ripeto nella vita: essere precisi e ordinato è estremamente faticoso. Mi piacerebbe tanto, ma è estremamente faticoso. E qui sorge un po' un aneddoto. Io quando ero bambino andavo al supermercato, facevo la spesa. Ed era questa la mia mania, era prendere la roba che comprava e sistemarla all'interno del carrello in maniera che fosse perfettamente incastrata, no? Che le cose stessero esattamente dentro il carrello precise. La stessa scena si ripeteva quando arrivavamo alla cassa, per cui bisognava andare a mettere la roba sul nastro. Di nuovo c'era la cosa maniacale, la pasta con la pasta, le scatolette, tutto quanto. La cosa terribile arrivava al momento della verdura, della frutta, che era irregolare, spigolosa, non c'era verso, non tornava mai, era l'eccezione. E questa cosa, nel paragone con diciamo il nostro ambiente, è un po' come mi viene in mente Internet Explorer, è sempre l'eccezione, bisogna sempre, no, è la nostra, vabbè. Che succede però? Che è successo? Che succedeva dopo? Che anche quando tornavo a casa, anche una persona estremamente maniacale, cioè un ragazzino estremamente maniacale, come mi ha detto qualcuno dei miei colleghi, probabilmente affetto da OCD, è, come dire, presumibilmente tutta la mia vita doveva essere fatta in quella maniera. Invece non era così, c'era un lapmano che prendeva il sopravvento a un certo punto, per cui la disperazione per i miei era la mia camera da letto, ovviamente, per tutto aveva perché questo tipo di ordine, ma era più simile a questa cosa. Diciamo così che nella programmazione, cioè dopo 30 anni, non è cambiato molto. Io rimango il solito maniaco, mi piacerebbe l'ordine, ma completamente incasinato. Cercando dei paragoni, nell'ambito informatico, ciò che, diciamo,
Allora, facciamo così. Ribalto le slide all'improvviso. Cioè, la cosa più importante che ho capito è che fondamentalmente bisogna cercare in tutti i modi di evitare di ripetere le cose. È l'unico modo per combattere la fatica. In informatica, quello che stavo dicendo è che il riscontro più forte l'ho trovato nel concetto del DRY, Don't Repeat Yourself, che è uno dei punti focali della modularità, del CSS. Cominciamo a vedere la modularità nell'HTML5, che è un po' l'epoca della speranza, no? Questo HTML5. Negli ultimi 10 anni, qui se ci sono dei web designer o se avete esperienza nello sviluppo, tutti quanti abbiamo vissuto l'epoca in cui facevamo i layout a tabelle, mettevamo gli stili inline, tutte queste cose che non aiutavano certamente. Poi c'è stato il periodo dell'HTML4 dove erano dei grumi di div che praticamente non pieni di classi e di incomprensibili, perché ce n'erano veramente troppo. Oggi finalmente godiamo della semantica introdotta dall'HTML5 e in effetti possiamo sviluppare un markup svincolato dalla sua rappresentazione grafica e quindi creare effettivamente dei veri e propri blocchi HTML. Si aprono così delle diatribe, questo è più o meno lo stesso esempio, però dove questo qui diventa effettivamente un modulo. Si aprono delle diatribe perché, come vedete, se immaginiamo questo modulo che è una news, un articolo qualunque, ha un H1 che però, essendo modulo, quindi riutilizzabile, viene riutilizzato tante volte all'interno di una pagina. Ora, gli esperti SEO sono pronti a saltare alla giugulare degli sviluppatori se mettono più di un H1 all'interno della pagina, anche se lo sviluppatore segue le specifiche del V3 che dicono che effettivamente si possono usare quanti H1 ci vogliono, un H1 per section. Lo scorso giugno a Amsterdam c'è stato l'Euruco 2012 e ho visto un talk estremamente interessante di Roy Tomei, credo si pronuncia così, che Roy Tomei è un po' un punto di riferimento per quanto riguarda la modularità, e lui, Roy, invitava tutti i designer a fare questa cosa qui, cominciare appunto tutte le sezioni con un H1 e fregarsene degli esperti di SEO. Io non ho alcuna intenzione ora di mettermi a trattare l'argomento, perché ci vorrebbe un talk apposta, non basterebbe e non ne usciremo comunque soddisfatti, perché c'è troppa diatriba. Quello che mi viene da dire è che è fondamentale mantenersi aggiornati, leggere le specifiche e scegliere da che parte stare. Scegliere qual è la parte in cui vogliamo stare, consapevoli che tanto sarà Google che deciderà per noi da quale parte dobbiamo stare. Quindi servirà a poco. Alcuni punti che ci agevolano nello sviluppo della modularità in HTML. Sono abbastanza banali alcuni, cioè l'utilizzo di librerie HTML come HTML5 o Modernizer. I browser digeriscono bene ormai le novità dell'HTML5, però esiste ancora una buona fetta di Internet Explorer, 8 browser vecchi che ancora non sanno bene come interpretare i nuovi tag. Queste librerie fanno delle discrete magie, quindi bene utilizzarli. I div non sono il male da epurare, perché così siamo stati, perché così, cioè non vanno sostituiti con section in ogni dove, sono ancora utili, quindi usiamoli. Lo sketching, questo è un esempio di un progetto che sto realizzando per un ebook store. Sono state definite tutte le varie aree del sito, i menu, gli slider, i box del libro, e questo lavoro è stato fatto fianco a fianco con il cliente. Dopodiché il grafico ha potuto, seguendo questo sketching, realizzare la parte grafica, ovviamente tenendo conto della propria creatività, quindi con tutte le dell'usabilità, l'interfaccia, tutto quello che poi la libertà che gli serve. Però partire da uno sketching ci permette, con un pochino più di facilità, di definire
gli oggetti, cioè di definire, di isolarli e capire quali sono gli oggetti che possono diventare dei moduli. In questo esempio, per esempio, c'è un box libero e le esigenze del cliente erano quelle di avere il medesimo box con contenuti che possono cambiare semplicemente a livello di visualizzazione. Però è un modulo riusabile. Questo qui viene trattato solo ed esclusivamente tramite il CSS, in realtà è sempre un unico modulo. E cambia, anche il contenuto cambia a seconda della dimensione del modulo, a seconda del contesto in cui si trova il modulo. Altro punto, il no style. Un markup scritto bene si deve leggere bene in un browser senza il foglio di stile. Questa cosa, io mi accorgo che sembra un po' anacronistica perché andava di moda tanti anni fa, poi si perse. Oggi è ritornato per vari motivi. C'è il responsive design, che per cui questa cosa qui è abbastanza fondamentale. La vista minima deve essere fatta da un outline, da un markup molto ben leggibile, molto pulito. Partire a sviluppare i propri moduli da questa visualizzazione. Questa è fondamentale. Esistono peraltro anche delle app che se ne fregano del nostro CSS, analizzano la pagina e grazie ai tag HTML5 decidono come visualizzare o meno un contenuto, un articolo, una slide, un footer o cose del genere. E finalmente vediamo un modulo. Un esempio di un oggetto HTML. Questa struttura è molto ovvia. C'è un header che ha il suo titolo, una parte centrale che è l'article e un footer che, provate a immaginare, ha una serie di link. HTML5 ci aiuta anche dal punto di vista, invece qui cominciamo a introdurre un pochino di CSS, di poter usare al massimo i selettori, cosa fondamentale, perché evitando di usare tutte quelle mille classi che abbiamo visto prima, vediamo come un CSS può arrivare a qualunque elemento a partire semplicemente da una classe di riferimento di partenza. Cambiamo argomento, pensare object oriented, pensare a oggetti. Io mi sono formato negli anni 90 come grafico ed ero completamente a digiuno di programmazione, di codice e di tutto questo mondo. Anzi, ero anche abbastanza refrattario a dire il vero. Poi cominciai ad avvicinarmi grazie all'ActionScript, grazie al PHP, che in quel periodo dilagavano, sicuramente indisturbati. E piano piano io scoprii, in breve tempo anche, che in realtà la programmazione mi affascinava molto di più del foglio di Photoshop o il foglio bianco su cui disegnare. Mi piaceva tantissimo l'idea di poter pensare un oggetto, definirne i suoi attributi, le funzioni, ciò che doveva fare e poi poterlo ripetere migliaia di volte in istanze senza doverlo rifare da capo tutte le volte. Cioè, per me questo era fantastico, per uno sfaticato maniaco preciso, immaginatevi che quanto... E fu così che scoprì il magico mondo della programmazione a oggetti, che è una cosa che auguro a tutti quanti. Ovviamente i programmatori che sono qui già sanno di che cosa si parla, mi sto rivolgendo più agli altri, ai grafici che magari sono resti a avvicinarsi al codice. Provate a scoprire che cos'è il mondo degli oggetti. C'è una cosa che mi ha affascinato, che mi affascinò tantissimo, cioè gli oggetti, la programmazione oggetti è fatta a nostra immagine e somiglianza. Per farla breve, in quel periodo io praticamente cominciai questo delirio per cui cominciai a vedere ogni cosa di questo mondo come un oggetto, cioè come sarebbe stato modellato in programmazione. Mi succedeva anche con gli esseri umani. Ogni persona era un'istanza di un oggetto o essere umano che aveva un nome, che aveva degli occhi che erano degli oggetti con i loro attributi, magari blu, diottrie, uno in un modo, uno in un altro. Il cuore era un oggetto, il sangue era fatto da miliardi di oggetti che erano i globuli bianchi, rossi e così via. Era una cosa
che mi mandava completamente fuori testa perché era troppo grossa, era veramente troppo grande e c'era da impazzire. Vabbè. Io racconto questo perché può risultare utile a qualche programmatore. E cosa c'entra con la modularità tutto questo? C'entra perché, vabbè, insomma, può risultare utile a qualche programmatore, a qualche grafico, trovare anche un punto di incontro, che a volte sono due mondi che si parlano poco. Invece nella modularità, se ci vogliamo approcciare a questa metodologia, non è molto diverso che pensare a oggetti in programmazione, per quello che io poi magari sto dicendo anche uno sfondone per un programmatore, però più o meno siamo già alla fine. CSS modulare, andiamo veloci. Come applicare questo delirio degli oggetti alla grafica? Questo è il grande dilemma. All'epoca i movie clip di ActionScript aiutavano, però la cosa che proprio non aiutava in quel periodo era l'altro, il PHP. Il PHP dove all'interno poteva esserci qualunque cosa, da query, facevo delle cose veramente a riguardarle terribili. Per i designer a quell'epoca, in quest'epoca qui, hanno vissuto un po' in un limbo atroce di caos e anche di rigidità, perché c'erano dei newsgroup in cui scoppiavano dei framework pazzeschi se solo si accennava l'idea di mettere una variabile all'interno di un foglio di stile. Era una cosa, sacrilegio, no, non si può fare, non si può fare. Però poi nel 2007 per me è successa una cosa, ho abbandonato PHP in favore di Rails, non tanto per il linguaggio, che come da un non programmatore non è che mi esaltasse tanto quello, mi esaltò tantissimo il concetto MVC, cioè la possibilità di poter separare la logica dalla presentazione. Mi permetteva di fare dei template più puliti e che in quel momento, venendo dal contesto, tenendo conto del contesto che c'era prima, era una manna dal cielo. Poi con l'esperienza ho anche scoperto che all'interno di un MVC è possibile fare delle schifezze immonde, esattamente come in PHP sarebbe stato possibile fare le cose ordinate. Quello è una questione di esperienza, senno di poi. Ancora, alcune buone pratiche del CSS sono cose che sappiamo, le guardiamo molto velocemente. Trovate un buon reset, il più invasivo possibile, io almeno ho scelto questa strada, che metta tutti i browser sullo stesso piano. Font, size, margin, tutto resettato, quindi un reset molto forte. Questa non è una convenzione, però è una mia preferenza con cui mi trovo molto bene, usare classi e non gli ID. Gli ID rompono il flusso dell'override del CSS, ci incasinano e prima o poi ci obbligano a usare l'important, che quello è il male. Essere prolissi nel nominare le classi e gli assets. In questa maniera i programmatori sapranno che cosa abbiamo nella testa quando abbiamo realizzato quel template e noi tra qualche mese, quando riguarderemo e riapriremo quel foglio che oggi ci sembra così ovvio, forse riusciremo a capire anche che cosa intendevamo 3 mesi fa. I selettori sono un po' i grandi sconosciuti. Con i selettori possiamo fare veramente un sacco di cose, vale la pena studiarli e impararli. Invece ci evitano di usare migliaia di classi. Questo, come detto, se c'è l'important probabilmente c'è qualcosa che non va. Parliamo adesso degli strumenti. Per me è fondamentale. Io non riuscirei oggi più a lavorare, nemmeno a scrivere forse un foglio CSS se dovessi farlo da zero. Uso SAS, SCSS per qualunque tipo di, anche di micro progetto. Anche queste slide, cioè queste slide, il codice d'esempio è fatto tutto con SCSS. Perché diventavo rosso? Allora, SAS è fondamentale, ci permette di usare variabili, avere un pochino di matematica, di logica, avere funzioni e quello che per me forse è la cosa più importante è poter nestare le classi.
Cioè, nestare le classi vuol dire evitare di dover riscrivere a mano tutta questa roba, che effettivamente era lungo e noioso, quindi essere prolissi diventa difficile, ma anche se apparentemente può sembrare più lungo, in realtà è molto più ovvio quando si va a rileggere il codice capire dove stanno gli oggetti, che un list sta dentro un OL, che sta dentro un footer, che sta dentro il nostro oggetto. Altra cosa fondamentale, il file system, che la modularità nel CSS ha questa regola: un modulo equivale a una classe che equivale a un file. Questo che cosa significa? Che dobbiamo pensare molto bene a come strutturare questi file. La base della modularità sono queste cinque, diciamo così, sezioni. Cioè il foglio base, che fondamentalmente racchiude quelle che sono tutte le librerie che vogliamo usare. Ci sono i layout, che non sono altro che, di solito sono brevi, si identificano i body, gli assets, i footer, la side, questa roba qui. Invece i moduli sono tutti i nostri oggetti, sono descritti in modo generico, il modulo esiste a sé, non ha idea di dove deve essere messo, il modulo deve essere fatto perché esiste al suo interno. Esistono poi invece le section, che possono essere la home page, piuttosto che la pagina prodotti, piuttosto che una qualunque sezione del nostro sito, che possono andare a definire che dimensioni o come andare a posizionare i nostri moduli. Alla fine, ultimo punto, sono i temi, che io vi dico la verità non ho mai usato. Cioè, ne capisco l'utilità, perché è possibile attraverso il tema andare a definire colori, poter andare a definire quali sono gli assets, background, però probabilmente non ho mai avuto a che fare con un progetto che avesse bisogno di temi realmente. Cosa fondamentale? Il bridging. Ovvero, avere tutti quei file, non abbiamo più un CSS da 10.000 righe, fantastico, però probabilmente abbiamo 10.000 file. E a volte è veramente brutto trovarsi in una situazione del genere, dove dover importare tutti questi CSS all'interno del nostro HTML. Quello che ci interessa, quello a cui il bridging ci porta, ad avere un head in questa maniera, cioè un unico file CSS che si preoccupa di tenere la gerarchia, che fa da contenitore, tiene la gerarchia e tiene il flusso di tutti i nostri CSS. Qui SAS ci viene incontro, ci aiuta a generare poi quello che è l'application CSS, che è lassù. Andiamo in ordine di override, quindi sempre prima il base, poi il layout, poi i moduli, poi le section e poi i temi, perché in questa maniera si sfrutta tutta la potenza dell'override del CSS. Alla fine quello che viene fuori è un file CSS a tutti gli effetti, che noi useremo regolarmente come lo abbiamo sempre usato, che alla fine dei conti è molto leggibile e ha vari vantaggi poter usare un file solo, a differenza di tanti di usarne tante. C'è la pulizia, ci semplifica l'head, c'è la manutenzione, andiamo a mettere le mani su un unico file, c'è la leggibilità, perché se dobbiamo andare a capire quale classe non funziona, la dobbiamo trovare su 40 file CSS quando guardiamo con Firebug i nostri strumenti, è un po' un problema. In questa maniera abbiamo un unico file scritto molto bene, compilato. Migliora anche in termini di performance, perché i browser aprono una sola comunicazione con il server, quindi scaricano un file solo anziché aprirne 30, come era l'esempio di prima. Gli ultimi punti, poi finisco, sono finito. Yeah, ciao. Responsive design non è così facile come sembra. Cosa ha a che vedere con la modularità? C'è una cosa, soprattutto sfruttando SCSS, SAS, è possibile mettere le media queries, che sono un po' l'anima del responsive design, all'interno dei nostri moduli. Questo ci aiuta a tenere pulizia se sviluppiamo responsive design. Questo ve lo do come consiglio: tenere tutte le media queries all'interno dello stesso scope.
Questo qui è un esempio di MediaWiki, come si dice, compilata in CSS dal SAS. L'altra cosa, ultima cosa, trovate, se siete un programmatore, se siete un'agenzia, trovate un designer che abbia una cognizione di quello che sta facendo, perché sapere, lavorare con qualcuno che più o meno sa che cosa significa modularità ci fa risparmiare un sacco di tempo, ci fa risparmiare un sacco di soldi se avete un'azienda, e aiuta. Se invece siete dei designer, il fatto che siate qua a Better Software, una conferenza così, probabilmente già siete sulla buona strada e già sapete esattamente tutte queste cose, quindi non è per voi. Ho finito. Questa era una citazione di Jonathan Snook che mi è piaciuta tantissimo. Dopo aver fatto centinaia di siti, ormai avrei dovuto sapere qual è il modo corretto, e l'unica cosa che ho scoperto è che non esiste un modo corretto. Questo è.